Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nessuno, parli no, con Bagnai, cosa vuole dire a Bagnai che Bagnai sta al governo? Nel senso che sta in maggioranza di governo, può fare cose per questo paese. Bagnai, pronto? Ha fatto un paio di battutine sulle guardie del corpo che ho parlato io. Bagnai, le posso dire non solamente una cosa. Lei non è più il Bagnai dell'ultima parola. Lei non è più il Bagnai della gabbia. Cioè, per cui voglio dire che anche lei è cambiato. Non è più, fantastica. Sarà perché la politica vuole questo. Non ho una parola in più, però quando entrate in politica tutti quanti cambiano. Ma non guardi, riesco a capire, cioè, diventato Bagnai di governo, non Bagnai di lotta, vuol dire Tony. Al simpatico Tony. Imprenditore che mi segue da tempo, io diciamo non ravviso... No, sono un artigiano umile e puzzolente. E questo è una cosa a cui si può trovare rimedio, se vuole la posso consigliare, ma il problema è un altro. Io non ho ravviso una particolare saggezza nell'andare in spiaggia in giacca e cravatta e nell'aula del Senato in costume da bagno. Forse lei mi ricorda quando io avevo un altro ruolo, no? Io all'epoca insegnavo all'università, partecipavo a un dibattito che ho animato e in cui ho portato avanti delle tesi che restano tuttora valide, perché vediamo che, diciamo così, la costruzione europea è soggetta a critiche ben più autorevoli delle mie. Qui rappresento un partito, rappresento una maggioranza di governo. Non capisco il senso della sua osservazione. Cioè, lei preferisce persone che riconoscano le circostanze e non si sappiano adattare ad esse. In che cosa l'aiuterebbe essere rappresentato da una persona che fa il matto e finisce al gruppo misto? Non so, io vorrei capire questo. È questo che mi appassiona. No. Gruppo misto, un momento che uno ha deciso di non rimanere più nel suo partito. Va fuori dai brombi, non nel partito misto. Io nel mio partito misto. Ci sto molto bene e sono sicuro che riusciremo a imprimere un cambiamento, perché abbiamo una buona squadra non di governo. Non c'è più tempo, Bagnai, non abbiamo più tempo. Guardi, dal mio punto di vista sono circa 30 anni che non c'è più tempo. Siamo ancora qui. Allora, io capisco la sua preoccupazione, ma le assicuro che l'approccio del ministro Urso è quello corretto. Vuol dire Tony. Studiare i dossier e poi quello agire. Quello che vuol dire Tony, naturalmente, che esiste, come comunque dire... Me lo segno la lotta sul dizionario. Il governo, no? Nel senso che molte persone che fanno politica, quando poi arrivano nella stanza dei bottoni e capiscono la difficoltà delle cose, fa parte della complessità, però, Tony. Quando arriverò nella stanza dei bottoni vi manderò un WhatsApp e mi direte voi cosa fare. No, va bene, ma non è quello, insomma, Parlamento. È che i partiti, anche voi, in campagna elettorale avete promesso tutto, che avete fatto una manovra finanziaria da 30 miliardi, giustamente, più tanto non si può sforare, diciamo che sempre proprio la realtà che è più forte. Però, detesto interromperla, mi perdoni. Ma quello della campagna elettorale non erano promesse, era un programma per 5 anni e adesso vediamo arriverà, che legge di bilancio uscirà per tutti. E penso che andremo avanti, faremo il passo che possiamo fare, data l'esigenza di sopperire ai costi dell'energia che si assorbono 2/3 delle risorse disponibili, vediamo se i passi che facciamo sono, come credo saranno, nella giusta un direzione. Pezzo, scusi,